Cosa faresti quando il mondo intorno a te va in fiamme? Ne parlavo con i personaggi del film e ricordo, penso fosse a Venezia, quindi apposta già il film era già dopo la prima e riflettevamo su questo, sul fatto che io come bianco, se il mondo fosse in fiamme, scapperei in attesa dei soccorsi che puntualmente arriverebbero. E ricordo Judy che disse che nel suo caso, nel caso dei neri d'America, loro brucierebbero oppure cercherebbero di soccorsi, di soccorrersi l'uno, no? Mutuamente, perché altrimenti i soccorsi non arriverebbero mai da parte delle istituzioni. E penso che questo sia un po' anche il core del film, dell'idea del film. La mia domanda era non solo per utilizzare il titolo del film o la situazione nel film per iniziare questa conversazione con te, ma anche partire delle paure, dei timori che ci sono veramente in questo momento, specialmente negli Stati Uniti, che il mondo si infiammi di nuovo. Caso americano, dove riguardo al quale posso parlare con cognizione di causa, mi rifaccio ancora una volta alla grande spaccatura razziale, sociale e di classe, per dire che questo nuovo clima politico ha sicuramente fatto sì che le cose stiano peggiorando costantemente, anche in termini di tolleranza, diritti civili, che hanno ripercussioni poi sul sistema educativo, quindi istruzione, eccetera, eccetera. Anche lì bisogna fare una differenza riguardo le conseguenze di un governo di questo tipo, le paghiamo soprattutto noi appartenenti alla classe alta dei bianchi. Per noi le conseguenze sono dirette, basti pensare alla nomina da parte del presidente Trump di due giudici della Corte Suprema che puntano all'eliminazione totale dei sindacati, alla revoca di alcune delle leggi pilastro della democrazia americana. Per quanto riguarda invece i non bianchi, quindi quelle minoranze etniche, tra cui i neri, le differenze sono meno sostanziali perché i dati parlano chiaro. Il numero degli omicidi impuniti nei confronti dei neri da parte della polizia sono costanti, sono rimasti costanti per le tre amministrazioni passate. Parliamo sempre tra i 1500 e i 1600 vittime della violenza istituzionale, così come le carcerazioni. Parliamo del 30% degli uomini neri americani continua ad essere imprigionato in un momento dato della loro vita. Quindi i dati rimangono costanti, così come quello della disoccupazione e quello della violenza nei quartieri neri. Quindi, che dire, la sofferenza per questi moti reazionari che investono sia l'America che il resto del mondo, e qui ci tengo a dire, lo sappiamo già che l'America, i moti politici, sociopolitici in America, le correnti sociopolitiche in America anticipano quelle del resto del mondo di un paio di anni. Quindi ciò che sta accadendo preoccupa tutti. Le conseguenze però le paghiamo, nel caso soprattutto nel caso americano, la classe alta. Forse questa è la differenza sostanziale tra ciò che sta accadendo in America e quello che sta accadendo in Europa. Roberto, tu sei nato nel meridione, sei andato nel meridione del mondo, in Filippina, e tornando in Europa sei rimasto nel meridione andando in Spagna, e quando hai deciso di andare negli Stati Uniti sei rimasto nel meridione comunque Sì. Certo. di quel mondo, se posso dire così. Quanto è importante, quanto è stata importante questa appartenenza
geografica, non territoriale, geografica a te nel vedere le cose come li stai vedendo, come li hai visti. Sì, la mia origine è italiana, è quella di marchigiano, quindi non appartengo necessariamente al meridione, però provengo da una realtà proletaria, dura, dove la preoccupazione era quella di arrivare a fine mese, e quindi questa realtà che fa parte della mia formazione di uomo e poi alla fine di artista, in un secondo momento di artista, questa è una realtà che mi sono andato a ricercare nei miei pellegrinaggi attorno al mondo. Sicuramente è una realtà, questa spaccatura sociale, diciamo la società classista, quindi il divario tra classi, l'ho ritrovato fortemente nelle Filippine, e l'ho ritrovato anche nel sud degli Stati Uniti. Quindi essere al margine, non so se, non mi sento di parlare del meridione, perché io parto da centro Italia, da italiano del centro Italia, forse non conosco appieno il meridio, la questione meridionale, meridione, non l'ho vissuta, però sì, mi sento di parlare del sottosuolo. Mi sono sempre mosso, sono partito dal sottosuolo e continuo a muovermi nel sottosuolo. Perché questo? Perché ci trovo nel sottosuolo, ci trovo una massima trasparenza, onestà e per certi versi purezza e franchezza. Questo perché nel sottosuolo simbolicamente si è toccato il fondo, quindi la gente non ha più niente da nascondere. Quindi questa franchezza mi avvicina, cosa che non trovo invece nei piani alti della società ai quali inevitabilmente appartengo, perché insomma, in qualità di cineasta italoamericano che gode di una certa visibilità. Quindi mi trovo a mio agio nel sottosuolo, dove si respira una franchezza che non respiro altrove. Quella franchezza, quella trasparenza che hai detto che trovi nel sottosuolo, ed è la trasparenza, la franchezza che, con cui i protagonisti del tuo ultimo film ti hanno aperto non solo le loro porte, ma anche il loro cuore, diventando parte della tua vita e dandoti tutto quello, probabilmente più di quello che tu aspettassi. Sicuramente più di quello che io aspettassi, perché quello che non riuscivo a percepire all'inizio era questa impellenza dell'essere ascoltati, quindi dell'avere una voce, un'impellenza che parte da lontano, dei neri, dell'americano nero comune di essi non si sente parlare da decenni in modo franco, in modo altrettanto franco. I media hanno tolto la voce alle minoranze etniche e soprattutto a quella dei neri d'America. Quindi per me questa apertura nei miei confronti parte sicuramente dalla necessità di parlare, di essere ascoltati, e parte anche da questo rapporto di mutua fiducia che si è storato tra di noi. E penso che questo aprirsi, come appunto dice lei, offrirsi ancor più, cioè un modo di offrirsi che va al di là delle mie aspettative, penso che dipenda proprio da, sì, credo che sia un atto di ringraziamento per aver puntato i riflettori su di loro. Le preparazioni di questo film sono iniziate sul finire del secondo mandato di Obama, e poi sicuramente hai girato nei primi giorni o negli ultimi giorni di Obama, i primi giorni di Trump, ma comunque c'è nel momento del passaggio. I tuoi protagonisti, anche se in qualche modo appare la loro preoccupazione per il futuro con molta chiarezza, però che sensazione hanno? Anche loro la stessa che ti dicevo all'inizio, che siamo sull'orlo di uno scoppio, di una cosa che potrebbe mandare veramente in fiamma al mondo? Sì, esiste una differenza tanto sottile quanto sostanziale, perché per i personaggi del mio film
I miei personaggi femminili vivono questa condizione ormai esistenziale, talmente radicata nel tessuto sociale americano che è diventata esistenziale, perché è una condizione che viene ereditata, quella di essere completamente al margine, quindi completamente al margine di questa, della scarpata dalla quale poi si aspetta solo che frani e quindi che si cada. Quindi questo essere nel baratro è una condizione preesistente. La questione oggi è se è l'attesa per questa spinta finale a causa della quale poi si cade dal baratro. Questa è una condizione fondamentalmente diversa da quella delle altre classi sociali e dalla classe bianca dominante, dove al baratro, sull'orlo del baratro, non si è ancora arrivati. Quindi sicuramente da parte dei personaggi del film esiste una coscienza superiore a quella di Bianchi riguardo al fatto che il mondo stia andando in frantumi oppure bruciando nelle fiamme ardenti dell'intolleranza, dell'ingiustizia, e coscienza che non ritrovo assolutamente nel mondo dell'America bianca. Però è un baratro che non risparmierà nessuno, purtroppo. Cioè, neanche i bianchi potranno essere risparmiati di un baratro se scoppia o se si cade. È probabile. La differenza fondamentale è che i bianchi comunque hanno in mano gli strumenti del voto e della rappresentazione politica, cosa che invece non è in mano alle minoranze etniche. Quindi, per certi versi, la speranza esiste in seno alla società bianca proprio per questa rappresentazione politica, rappresentazione istituzionale. È una condizione ben diversa dalla mancanza assoluta di rappresentazione della società nera americana e delle minoranze etniche in altri paesi, anche europei. L'Europa non fa eccezione. Il mio film parla di America, ma il mio film americano vuole essere lo specchio di ciò che sta accadendo attorno al mondo. Basti pensare al caso brasiliano, dove il nuovo presidente Bolsonaro si rifà già, parafrasa già il presidente Trump. Quindi in quel senso, se parliamo, la vittima di questo tsunami di reazionario non è la società bianca necessariamente, quanto il concetto stesso di democrazia che sta andando in frantumi in America tanto come in Europa. Nel film ci sono quattro generazioni, se posso sintetizzare: la generazione dei nonni, che non vediamo solo nella storia, la generazione dei padri, dei figli, e prendendo il piccolo bambino come se fosse il nipote. Sono quattro generazioni messi sullo stesso palcoscenico per parlare della stessa tragedia, e pare che non è cambiato assolutamente nulla. Esattamente, quattro generazioni che stabiliscono una continuità, un continuum tra le immagini, l'iconografia delle lotte per i diritti civili degli anni 60 fino ad oggi. Non è cambiato nulla, anche lì il significato è ambivalente. Non è cambiato nulla perché la lotta per i diritti civili continua ad esistere, come rappresentato l'esistenza di gruppi attivisti rivoluzionari come le Pantere Nere, ma non è cambiato nulla anche in termini di mancato raggiungimento di una sostanziale uguaglianza in seno alla società americana. Oggi penso che anche l'America progressista si crogioli sul fatto che si crogioli sui risultati ottenuti in termini di uguaglianza, senza che tale uguaglianza sia stata mai raggiunta. E questo è anche queste sono le piccole onde di ingiustizia che poi, dalle quali poi scaturisce, si genera uno tsunami. Secondo te sarà capace l'America a rieleggere un altro presidente nero? Adesso dobbiamo prima arrivare alle prossime presidenziali, e per quanto mi riguarda penso che assisteremo alla conferma di Trump, quindi vedremo dove arriverà Trump nel suo processo di erosione della democrazia americana e dei principi
alla base della democrazia americana, e poi potremo parlare dell'elezione di un presidente nero. Spero di assistere all'elezione di un presidente non bianco un'altra volta nel corso della mia vita. Mi piacerebbe vedere anche l'elezione di un presidente di origini asiatiche, tanto che la comunità asiatica non gode di nessuna rappresentazione politica in America, pur essendo stata l'altra etnia, insieme a quella afroamericana, che ha costruito le basi, ha gettato le basi per la fondazione dell'America contemporanea. Gli asiatici hanno costruito le linee ferroviarie americane, quindi permesso che il processo di sviluppo dell'economia americana prendesse atto. Quindi non sono in questo momento, non mi trovo, rischio di essere troppo pessimista, quindi mi fermo qua e penso già al 2024, quando il secondo mandato di Trump scadrà, e vedremo cosa accadrà. Il tuo film i tuoi film sono un connubio tra tutti i generi, specialmente fiction e documentario, perché tu presenti la realtà, prendi attori della realtà, ma amalgami tutto per alla fine dire la storia che volevi raccontare. Qual è il tuo rapporto con l'attore anche nel tuo documentario? Il mio rapporto parte dall'osservazione, in quel senso non esiste recitazione. Il linguaggio cinematografico, che parte dalla realtà e al tempo stesso trascende la stessa, viene imposto al film in fase di montaggio, e quindi è il montaggio che restituisce ai personaggi di strada, non diretti né formati, liberi di parlare ciò che vogliono, restituisce loro una parvenza di cinematografica, quindi di recitazione, ma la recitazione non esiste, o forse è la loro recitazione, la recitazione della vita. Questo è un cinema, più che cinema del reale, è un cinema vita, quindi un cinema che rappresenta le vite dei personaggi in modo senza filtri, e lo fa attraverso il linguaggio del cinema, che non appartiene né alla fiction né al documentario, è un linguaggio del cinema a tutto campo. C'è una costante presenza di tre elementi importanti, diciamo fondanti probabilmente del tuo lavoro: la famiglia, la gioventù e i bambini, e la morte. Questi tre argomenti, la morte non necessariamente la morte fisica, ma la morte anche delle idee, o la morte dei principi, comunque c'è una presenza costante oltre ad altri elementi, però questi sono molto molto importanti. Sicuramente, perché la giovinezza, la fanciullezza, l'adolescenza, così come l'istituzione familiare americana, sono entrambi fragili, sono fragili contesti. Sono fragili perché se l'America è un paese senza rete, dove non esiste neanche un sistema di welfare, quindi è difficile per i giovani proseguire gli studi, portare a completamento gli studi quando si parte dal basso, così come i giovani neri, e è difficile anche far sì che l'istituzione familiare si regga in piedi quando nel 30% dei casi delle famiglie nere viene a mancare la figura maschile, quindi viene a mancare non solo una guida, non nel senso tradizionale del termine, ma parlo di una guida, di un modello, un role model soprattutto per i ragazzini, per i figli, come nel caso della famiglia del film, ma viene a mancare anche una fonte di income, di guadagno all'interno della famiglia. Quindi sia la giovinezza e l'istituzione familiare sono due delle cose più fragili in questo momento nella società americana contemporanea. Qual è il prossimo lavoro, Roberto? Il riposo.
In questo momento non sono in grado di pensare a un prossimo progetto. Ovviamente quello che faccio, sono un osservatore, quando non lo faccio sul campo lo faccio da lontano, osservo la stampa, quella mainstream e quella del sottosuolo e comincio, quello, getto comunque le basi per un progetto futuro, però in questo momento mi limito a leggere e cerco di pensare il meno possibile. Potrà mai la giusta narrazione della situazione medio orientale o la presenza della comunità araba negli Stati Uniti entri in qualche modo in un tuo film, dal momento in cui non c'è una corretta narrazione di questa situazione? È una delle possibilità. E so quello che quando parlavo del limitarsi a leggere, mi riferivo anche a questo. Sto osservando cosa sta accadendo, il prezzo che le comunità arabe, così come minoranze sessuali e non eterosessuali, stanno pagando in termini per quanto riguarda le nuove politiche del governo Trump. E queste due vittime collettive sono vittime che hanno la minore visibilità mediatica in questo momento: la comunità araba, generalizzandosi per passare il termine, e quella dei non eterosessuali. Queste sono le due vittime nascoste delle politiche governative americane in questo momento. Qui sicuramente ci sto pensando. Grazie Roberto. Grazie.